Ciao a tutti! Eccomi con un nuovo video dedicato alla St. Oreo Gorgeous e al Caractmania Oh My Pop. Vorrei iniziare con la linea Santoro. Ho acquistato questo bellissimo portamonete al negozio Giunti al Punto e l'ho pagato 8,20 euro. Porta la cerniera. Poi da un lato abbiamo la bambina in primo piano, mentre dall'alto abbiamo lei tutta intera con la scritta Santoro Gorgeous e poi Time of Fly, è tempo di volare. In effetti lei ha la farfallina in mano. Anche sul vestitino ci sono tante farfalline. Ecco, così si vede bene. Fatto molto bene ed è molto carino, anche i colori sono molto belli. Poi ho comprato questo è un portafazzoletti sempre al negozio Giunti al Punto e l'ho pagato 1,90 euro. Davanti è così e dietro è così. C'erano tre modelli e ho scelto questo qua con lei col vestitino blu e lo scoiattolino. Anche dei portamonetti c'erano vari modellini e io ho scelto quello là che mi piaceva di più. Mi attirava molto il vestitino rosa della bambola. E qua invece ho scelto questo qua, che mi piace molto praticamente. Allora, qui c'ha la piccola apertura, tipo come abbiamo normalmente i fazzoletti, che si aprono insomma, così. Ecco qua, allora io qua ho messo i fazzoletti miei bianchi perché mi servono a me e poi invece però nella confezione abbiamo proprio i fazzoletti suoi. Ecco qua, vi faccio vedere che sono disegnati. Io ci ho aggiunto anche quelli normali perché sennò è peccato poi usare sempre solo questi qua. Comunque qualcuno le voglio tenere conservate, sono bellini. Siccome io lo tengo in borsa e ho messo anche i fazzoletti che ovviamente possono servire. E all'interno è fatto così. Molto simpatico. E poi il prezzo 1,90 si può fare, diciamo la verità. Poi, sempre da Giunti al Punto, ho preso questa bellissima borsa. C'erano due modelli, ho scelto questa qua. Mi piaceva tanto questa bambina con questi bellissimi capelli e il vestito rosso coi pois. Molto molto bella. Porta anche il cuoricino nei capelli. Qua abbiamo la sua scritta. Con le maniche abbastanza lunghe da poter mettere sotto il braccio. E di qua abbiamo la bambina intera sopra i libri. Questo modello di questo disegno c'era anche con i portafazzoletti, però ovviamente ho preferito fare diverso per avere più disegnini. Mi piace troppo il vestitino, molto carino, con le calze a righe, molto molto simpatico. E lei poi è bellissima con questi capelli, il cuoricino, è troppo carina. E poi alla borsa c'è questo che è di tessuto e rappresenta la bambolina. Questo è un nastrino già agganciato alla manica. E poi c'è questo cartellino che però ovviamente poi devo togliere. E fa vedere il disegno che sta sulla borsa con la marca e tutto. Vabbè, questo poi è da togliere. Niente, rimane solo questo, che è molto bello. Ah, questa qui costa 29,50 euro. Però io avevo lo sconto sulla scheda di Giunti al Punto di 5 euro e quindi l'ho pagata 24,50. Infatti ho approfittato proprio di questo sconto che avevo sulla scheda per prendere questa borsa che mi piaceva tantissimo.
per finire, vi faccio vedere questa borsa che quando l'ho vista sono uscita pazza, sinceramente. Incredibile le cose che fanno. Allora, mi viene fame a guardarla. Io sono amante di McDonald's, quindi ecco. Allora, questa borsa è di Oh My Pop Character Mania. Questa è la marca della borsa. È sinceramente la prima volta che vedo questa borsa. Di questa marca c'erano parecchi modellini, anche a forma di biscotto, a forma di macchina fotografica, di bocca. Però la mia preferita è stata questa qui a forma di patatine. È in tessuto e copelle. C'è la scritta Fresh, tutta brillantata. E poi porta la cerniera, così è comoda. Dietro è rossa. Proprio sono uguali alle patatine del McDonald's. E poi ovviamente porta la tracollina, che è per metà in ecopelle e per metà a catena. Ecco qui, che si vede meglio così. Questa l'ho pagata 25. Lo so, il prezzo è caro, è alto, però è troppo sfiziosa, è incredibile questa borsa, veramente. Non voglio dire che è più bella della Santoro, però è qualcosa di particolare. Molto molto bella, anche ottima la qualità in ecopelle, bella duretta. Poi c'erano anche i modellini più piccolini, c'erano portamonete, però a me serviva, come nella borsa comunque si devo mettere, ecco, già mettere questa, il cellulare, le chiavi, comunque troppo piccola, se no poi non entra nulla, questa quando può andare. Questa sarà intorno ai 24 cm, penso, come altezza. E vabbè, e questi sono i miei acquisti che ho fatto tra ieri e oggi. Nei commenti dite quale borsa preferite, quella della Santoro o quella delle patatine fritte. Sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Ok, io vi saluto e al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao!